Il miracolo delle nozze di Cana si pone in quale momento della vita di Gesù Cristo? Gesù, domenica scorsa abbiamo ricordato il battesimo. Dopo il battesimo Gesù Cristo non comincia subito a predicare, va nel deserto, 40 giorni di digiuno e preghiera, il diavolo lo tenta, Gesù vince, torna dal deserto in mezzo alla gente. Gesù ancora non comincia la predicazione, prima di cominciare la predicazione comincia a scegliersi i discepoli. I primi discepoli che prende Gesù a suo seguito quali sono? Giovanni e il suo fratello Giacomo, che era più grande di Giovanni, e loro portano Gesù Cristo da Andrea e Simone, altri due fratelli, dei quali erano soci nel pescare con le barche, e Simone poi viene chiamato da Gesù Cristo Pietro, scelto da Gesù per essere il fondamento della sua chiesa futura. Quindi i primi quattro discepoli sono presi da Gesù Cristo subito dopo il fatto del battesimo, delle indicazioni, e prima di cominciare a predicare. Gesù si forma, comincia a formarsi quella equipe di persone che doveva collaborare con la sua evangelizzazione. Gesù, anche volendo, non poteva fare da solo, perché quando le folle cominciano a moltiplicarsi, semplicemente per riuscire ad arrivare al posto dove doveva predicare, bisognava fare il cordone di sicurezza, perché tutti si buttavano addosso a Gesù Cristo per toccarlo, perché sapevano che da lui usciva una potenza che guariva tutti. Rimaneva schiacciato dalla gente. Per andare in un altro paese, prima mandava gli apostoli perché preparassero la gente: guardate che qui dopodomani arriva il predicatore, il profeta di Nazareth, preparatevi, venite, portate i vostri malati, lui c'è il carisma di guarirli, portate i possessi dal diavolo, lui li libererà. Preparavano gli incontri, e quindi Gesù aveva bisogno di un'equipe di collaboratori per la sua missione. E devono essere all'altezza di fare questo compito. Per cui Gesù Cristo li sceglie sempre col discernimento divino e umano che lui possedeva. E per quanto lui li scelga bene, addirittura una notte di preghiera intera, uno gli è scappato male, perché nonostante avesse tutte le caratteristiche per essere un bravo discepolo, non ci vuole diventare. Segue Gesù Cristo, quando vede che Gesù non fa quello che lui pensa avrebbe dovuto fare, se la prende con lui e lo vende al Tempio per 30 denari. Quindi significa che in nessuna delle cose che uno fa sulla terra, per quanto la possa voler far bene, si riesce ad avere la perfezione. Non ce l'ha fatta Gesù Cristo, c'è sempre lo spirito del male che riesce a mettere lo zampino sull'opera di Dio, e nonostante questo bisogna essere forti, fortissimi nel Signore, per non crollare, per non perdersi d'animo, sapendo che Dio è colui che scrive dritto sulle righe storte, e anche se le nostre righe sono storte, lui sta facendo una storia di salvezza meravigliosa attraverso di noi. Giuda è stato la causa della morte in croce di Gesù Cristo, la causa prossima, quella remota, sono stati il sommo sacerdote, il sinedrio, eccetera, ma attraverso questa morte di croce Gesù risusciterà e diventerà re e signore dell'universo. Dio ha scritto dritto sulla riga storta dei peccati del popolo di Israele. E allora succede che a Cana di Galilea c'è questo matrimonio, e vengono invitati diverse persone, tra cui Maria e Gesù, che ha invitato la coppia che si sono sposati. Ha invitato Gesù, non sapeva niente del fatto che era predicatore. Gesù al matrimonio ci va, non ci va da solo, si porta i suoi discepoli. Quindi Giovanni, che faceva parte dei primi quattro discepoli del Signore,
il discepolo giovane era presente al matrimonio e lui, nel Vangelo che scrive, la prima cosa che racconta di tutti i miracoli fatti da Gesù Cristo, in quegli essenziali per portare la fede nell'ascoltatore del Vangelo, il primo miracolo che ricorda è questo delle nozze di Cana. Che ratta di roba! Guardate che Giovanni era il più giovane, mettiamo che ci avesse 18 anni, quando 16-18 anni, quando ha seguito Gesù Cristo come discepolo. Tra tutti i discepoli del Signore, sono tutti quanti morti martiri. Pietro è morto martire a Roma, Tommaso è morto martire, pare, in India. Tutti sono morti martiri, Giacomo, il fratello maggiore di Giovanni, è morto martire a Gerusalemme stessa, era il capo di quella comunità e lì è stato ammazzato. Tutti sono morti martiri. L'ultimo a morire martire è stato proprio Giovanni, che è stato martirizzato quando era molto anziano, pare che avesse 90 anni quando è stato martirizzato. E il Vangelo che lui scrive è, dei quattro Evangeli, quello scritto più tardi degli altri, l'ultimo di tutti. Ma Giovanni si ricordava benissimo questo primo miracolo visto dal Signore, il primo che l'ha fatto credere in Gesù Cristo, toccare con mano chi era quell'uomo indicatogli dal suo maestro precedente, Giovanni il Battista, le nozze di Cana. Quindi questo miracolo è stato molto importante per lui e lo può essere anche per noi. Lo deve essere anche per noi, lo vediamo perché. Allora, Maria arriva per conto suo da Nazareth, sulla cartina a casa della Galilea. Andatevi a trovare dove sono queste città, Nazareth, Cana, così vedete i chilometri percorsi. È bello ricostruire questa storia, la storia della salvezza, in base all'indicazione dell'Evangelo. E Gesù Cristo arriva a Cana, da dove era lui con i discepoli, da un'altra parte. Si incontrano a questa festa di nozze. Che cosa succede? Il pranzo è avviato. Immaginiamoci a un matrimonio nostro oggi, matrimoni minimo 9 portate, antipasti. Quando uno ha fatto il buffet prima del pranzo, ha già mangiato troppo. Sarebbe ora di tornare a casa, perché quello che mangia di più fa male perché è troppo. Figuriamoci dopo il buffet 9 portate, e questi sembrano di meno. E non ti fanno di meno perché i ristoranti ci tengono, questo è il nostro budget. Non si dica che non sappiamo fare un pranzo di matrimonio, ci tengono, e di meno di quello non ti fanno pagare. E tutti coloro che cucinano sanno che quando dopo i primi arrivano i piatti più pesanti, gli arrosti o i fritti, ci vogliono i vini che li accompagnano giusti. Per gli arrosti ci vogliono i vini rossi e con una certa gradazione alcolica. Non si può bere il vino bianco con l'arrosto. E figuriamoci l'acqua, se uno dopo ha mangiato un arrosto, beve un bicchiere d'acqua, è una cazzottata sullo stomaco, perché impedisce e ritarda la digestione, mentre il vino la accelera. Lì al pranzo delle nozze di Cana si era arrivate al punto saliente e il vino stava per finire. Mi ha sempre fatto stupore questa cosa, che la prima persona che si accorge del guaio che stava per succedere, ma non era ancora successo, è stata la Madonna. Qui c'è sia l'esperienza umana della casalinga, la quale abituata a parecchiare, sparecchiare, cucinare, eccetera, eccetera, vedeva l'andamento del pranzo, ma c'entra anche un po' il suo spirito di preghiera che gli fa intuire quello che sarebbe successo da lì a poco.
Se il nostro pranzo di nozze, agli arrosti, il vino finisse, minimo minimo ci fa una figuraccia il ristorante. Ma come? Siamo qua, il momento dove ci voglio il vino migliore, ci passa l'acqua. E che ristorante è questo? Le persone abituate a mangiare e che vogliono quel tipo di alimento e quel tipo di vino, proprio al centro del pranzo gli viene a mancare, minimo si arrabbiano, sono dispiaciuti, protestano, dove siamo capitati, ma che razza di ristorante è questo? Insomma, la mancanza di vino avrebbe procurato malumore negli invitati e invece di essere un bel clima gioioso di festa, come deve essere il clima delle nozze, diventava un clima di lamentele più o meno sopite, di malumore. La mancanza del vino avrebbe rovinato la gioia del pranzo di nozze. Maria quindi non vuole che questo avvenga, però umanamente parlando, guardate quanto è importante questa cosa qui, perché il miracolo delle nozze di Cana è una chiave di lettura spirituale di tante situazioni della nostra vita. C'era un sistema umano per ovviare a questo problema? Ci si indicava che ci voleva un altro barile di vino, è buono, è rosso. Non c'era. Di andare a comprarlo, giorno festivo, tutti quanti all'ora di pranzo, dove lo trovi? Chi te lo dà? E quanto tempo ci vuole andare a comprare, riportarlo e distribuirlo? Il pranzo sta andando avanti, serviva subito. Allora, soluzioni umane per ovviare al problema della mancanza di vino, zero assoluto. Non c'erano sistemi, non ci si poteva salvare come si dice oggi in calcio d'angolo. Andava male. Ancora una volta, uno fa una festa di nozze e ti capita il problema che la mancanza del vino ti sta per rovinare tutto. Puzza o no di bruciato questa cosa? Sempre il diavolo nelle cose belle che uno fa ti ci mette qualche ostacolo per rovinarti tutto quanto. C'era quasi riuscito il diavolo, se non ci fosse stata Maria e Gesù Cristo. Che cosa succede? Maria si accorge di questa cosa, ecco la sensibilità spirituale di questa donna. Immaginate che c'è stata una donna un po' più grezza al posto di Maria. Oh, qua ci manca il vino, beh, chi se ne frega, è colpa di quelli che ci hanno pensato. Faceva così, non ha fatto, non ha reagito la Madonna in questo modo, si è fatta carico di un problema non suo, di quegli altri, degli sposi, e si è impegnata perché quella festa non si rovinasse. Questo è l'amore cristiano. E allora che fa la Madonna? Soluzioni umane non ce ne stanno? Vado da mio figlio, che è Dio. In qualche modo lui potrà risolvere questo problema. Qui emerge che cosa? La fede della Madonna. Tutti quelli che vivono in situazioni umanamente non risolvibili vanno da Gesù Cristo a chiedere di risolvere il problema? Sì o no? Ma quando? Ma dove? Non ci va quasi nessuno. Normalmente quando ci sono situazioni dove non c'è soluzione umana, le persone che fanno? Bestemmiano accusando Dio come colpevole di quel guaio che non doveva permettere, si lamentano e il progetto del diavolo di rovinare la festa della vita si realizza con questa lamentela pubblica.
Pochi sanno alzare lo sguardo dalla terra al cielo e dire: Signore, qui la partita è persa, solo tu ci puoi mettere le mani e salvarla. Ti preghiamo, intervieni. Questa è la fede. Alzare gli occhi al cielo, chiamare in causa il Signore. L'umanità sta facendo questo in tempo di Covid? Sì o no? Il governo sta facendo questo in tempo di Covid? Cosa dice il governo per sconfiggere il Covid? I vaccini. Sembra che lo ti dicano, mattina, sera, tutti i giorni, è colpa di Novax che il virus si diffonde ancora. La Chiesa istituzionale sta facendo questo per sconfiggere il Covid? Nessuno sa alzare lo sguardo, tranne poche eccezioni, perché ci stanno persone di fede che lo fanno, ma sono sempre quello, non è il popolo Dio in quanto tale, la Chiesa in quanto tale. La Madonna l'ha fatto, ha dimostrato qual è la via per reagire ai problemi umanamente irrisolvibili. Andare da Gesù e presentargli il problema, poche parole, il vino è finito, non hanno più vino, lo sai cosa succede tra poco? Gesù, ti prego, intervieni. Gesù, mettiamoci un attimo nei panni del Signore, perché se non ci mettiamo nei panni del Signore non si capisce come giocano le cose all'interno di questo miracolo. Gesù dice: ma io sono andato via di casa perché devo predicare al popolo di Dio la conversione, il perdono dei peccati, la salvezza eterna. Devo riportare le pecore perdute nell'ovile di Dio con la conversione. E tu mi vieni a chiedere di salvare la festa delle nozze. Ma quello è un problema materiale, umano. Che cosa c'entra con la salvezza eterna delle persone? Con la mia missione di salvatore del mondo? Perché mi viene a chiedere questa cosa qui? Che dice Gesù Cristo a Maria? Donna, che c'è? Mica, questo non è il momento di manifestare la mia, non è il momento, non è il luogo, non è il modo per manifestare chi sono, per cominciare la mia missione. Perché mi chiedi di intervenire per salvare la festa di nozze? È una cosa solo umana, non ha sbocchi eterni, non combatte i peccati, non converte nessuno. Perché mi chiedi di intervenire? Va così, va così. Quindi risponde un sì o un no alla Madonna. Che gli risponde Gesù Cristo? Sì o no? No, gli risponde no. Non è il luogo, non è il tempo, cosa mi chiedi? Questa preghiera è fuori luogo. La Madonna interpreta così la risposta di Gesù Cristo? Mannaggia, questi sono misteri che solo la Madonna e Gesù possono sapere. Pensando, ma perché io quando prego, se vedo che il Signore mi risponde di no, perché magari prego e la cosa non si realizza, allora è no. Che faccio? Mi caro alle braccia, mi deludo e continuo a camminare da schiavo. La Madonna non ha fatto questo, non si è arresa. E ma perché ha fatto così? Stamattina predicando questo mi è venuta un'illuminazione, questa cosa qui. Mettiamo
che io fossi stato, vabbè, figlio, mia madre Carmela è morta da tanti anni fa. Se mamma mi diceva una cosa, o se me la diceva la mamma di uno che abitava sulla stessa via, queste due cose per me non erano della stessa importanza, dello stesso valore. La voce di mamma mi scavava dentro di più della voce di un'altra mamma che non era la mia mamma, perché figlio, sono figlio di quella donna, diciamo così, per dire, metà corpo mio è della mamma. Lei mi ha tenuto nel suo grembo per 9 mesi, ha sofferto per partorirmi, mi si è dedicato attimo per attimo fino a questo punto della vita. Insomma, quella voce è potente per natura dentro di me. Esiste una persona sulla faccia della terra che abbia quella potenza nei confronti di Gesù Cristo che può avere la voce della Madonna? Nessuna richiesta, nessuna voce, nessuna persona di questo mondo, neanche dei santi più eccezionali, San Francesco stigmatizzato, Padre Pio, copia vivente di Cristo crocifisso, Santa Caterina da Siena con le stime invisibili, Santa Chiara, eccetera, eccetera, nessuno di questi grandissimi santi, quando pregava, esercitava una pressione così profonda nei confronti di Gesù Cristo come quella che esercitava la mamma sua. È chiaro questo? È una cosa proprio di natura e soprannaturale pure, perché Maria non era soltanto madre di Gesù Cristo nel suo corpo, è la madre del Figlio di Dio. C'è una maternità spirituale pure nella persona di Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato. Per cui, come fai a dire di no a mamma? Marco, va a comprare il pane. Ma io sto a giocare a pallone invece. Vai a comprare il pane! Che puzzone! Devo andare per forza, te l'ha detto la mamma. Se disobbedisci, quando la rivedi, oddio, ti senti in colpa, ma non ho obbedito, non rendi la presenza perché non stai posto incosciente di fronte a lei, impossibile, ci vivi 24 ore al giorno, come fai a viverci in stato di disobbedienza insieme? Allora, poi non solo, tu pensa, quando due si vogliono bene, due fidanzati, due innamorati, se un ragazzo si innamora di una ragazza e la ragazza dice guarda, prendi la macchina, va a Milano a comprarmi quel caffè che mi piace tanto e poi me lo riporti subito, Marco, perché si è innamorato a Milano. Ma chi è a Milano? Perché la spinta dell'innamoramento è così potente che quel viaggio, quella fatica, quei soldi spesi sono niente pur di fare contenta la persona che amo. Non è così? Gesù Cristo amava la Madonna? Come faceva a rispondergli di no? Pur essendo quella preghiera motivata da una motivazione banale, solo umana. Ma allora, la Madonna pregando per chiedere a Gesù Cristo un intervento sulle nozze di Cana, che cosa ha spostato? Quanto grande è stata la sua potenza di preghiera per piegare Dio ad aiutare quella coppia a salvare la festa delle nozze di Cana? Ma guarda, è un mistero grandioso. C'è da rimanerci a bocca aperta a contemplare questa cosa. Come avviene il miracolo? Maria mostra
la sua certezza di fede nell'esaudimento della sua preghiera, in che occasione, in che modo? Andando dai servi a dire: fate quello che Gesù vi dirà. Quindi lei, non avendo avuto l'assenso verbale da parte di Gesù Cristo, ma avendo nel suo cuore la certezza dell'esaudimento della preghiera, pur non sapendo il tipo di intervento che Gesù Cristo avrebbe fatto, sapeva che avrebbe avuto bisogno di aiuto per poterlo realizzare, va dai servi e gli dice: fate quello che vi dirà. La Madonna qui guidata dal suo intuito spirituale. E la dinamica di questo miracolo è simile a quella del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove Gesù non è che ha fatto comparire una montagna di pagnotte da quelle cinque iniziali per poter far sì che tutti si sfamassero. Gesù Cristo ha dato mezza pagnotta a ogni apostolo e poi ha detto: forza, andate, fate mangiare tutti quanti. Quindi Gesù ha voluto fare il miracolo usando delle persone per poterlo realizzare. Domanda a voi: i servi ai quali Maria dice fate quello che vi dirà erano i servi di Gesù o i servi del, mettiamo, ristorante, o se si faceva a casa degli sposi, del padrone di casa? È il padrone di casa. Però in quel momento questi servi dovevano stare al servizio di Gesù. Per cui, pur non essendo suoi servi, in quel momento Gesù li usò come suoi servi. Attenzione, perché il Signore potrebbe dire a noi, che non siamo suoi servi per tante altre cose, di fare qualche cosa per Lui. Ci può utilizzare come suoi servi per compiere qualche grande grazia a favore di qualcuno, incaricandoci in quel momento stesso. Come pensò Gesù di risolvere questo problema? Lui si fece portare, allora a quei tempi c'erano le anfore, chi ha visto le anfore romane sa come erano fatte, per dare un'immagine moderna le chiamiamo damigiane, damigiane con 80-120 litri di capienza ognuna. Le fece riempire d'acqua e poi dice a questi servi: adesso portate, a quei tempi ci usava il maestro di tavola, quello che doveva dirigere il pranzo, i cuochi, i camerieri, le portate, eccetera eccetera, chiamiamolo lo chef, una cosa del genere. Allora, portate queste damigiane piene d'acqua dello chef. Se i servi si fossero messi a pensare: ma se io porto l'acqua dallo chef e qui il vino si finisce, quello mi dà un calcio nel sedere, mi stai a prendere in giro, mi dice, qui ci manca il vino e tu mi porti l'acqua? Come sarebbe a dire, quando Pietro ricevette la mezza pagnotta nell'occasione del miracolo del pane moltiplicato per le 5.000 persone, dice: tu mi mandi a sfamare 5.000 persone con mezza pagnotta? Quelli mi tirano i sassi quando mi vedono che sto a prendere in giro. Che sarebbe a dire, quando noi portiamo il nostro cervello, l'esperienza che abbiamo in questo mondo, le leggi della natura, le regole della scienza sulle cose di Dio, falliamo sempre, perché si compie un miracolo bisogna passare in un'altra dimensione, dalla dimensione naturale
a quella soprannaturale. Se Gesù ti dice di portare quest'acqua al maestro e tu rischi di ricevere un calcio del sedere e di essere licenziato, tu gliela porti lo stesso. Perché? Perché ti ha detto Gesù Cristo. Ma però se non conta niente, fate quello che vi dirà. Questo solo conta. Obbedire alla parola di Gesù, che è proprio la cosa che manca oggi ai servitori del Signore. Vedete, il Signore ha rivelato già per intero tutto quello che doveva rivelare al servizio della nostra salvezza. Perché è apparsa nel corso della storia a singoli, a comunità, la Madonna tantissime volte? Le ultime più famose, la Salette, Lourdes, Fatima, eccetera, eccetera, eccetera. Perché la Madonna non ha mai aggiunto pezzi nuovi al Vangelo rivelato dal Signore Gesù. La Madonna invece ha scosso le persone dicendo a noi uomini con le sue apparizioni: «Oh, che state a fare? Fate quello che Gesù vi dice. Convertitevi, date retta alla sua parola, pregate, fate la carità, vivete i sacramenti perché sono importanti. Fate quello che vi dirà dire la parola». Gesù parla e poi bisogna diventare operativi. Vi faccio la domanda: in che momento l'acqua è diventata vino? Quando i servi hanno riempito le damigiane d'acqua e l'hanno portata a Gesù Cristo, dentro le damigiane che cosa ci stava? Quando sono partiti per portare l'acqua allo chef, dentro le damigiane che cosa ci stava? Quando sono arrivati dallo chef con le damigiane, dentro le damigiane che cosa ci stava? Il vino. Il miracolo quando è avvenuto? Nel percorso da Gesù allo chef. Questa è una cosa rara, o di solito così fa i miracoli di Gesù Cristo? Facciamo un altro esempio. Quando i 10 lebbrosi vanno da Gesù Cristo a chiedergli di essere guariti, cosa risponde Gesù Cristo a loro? Andate ognuno nei vostri paesi, presentatevi al sacerdote per essere riammessi nella vostra comunità. Significava che quando arrivavano erano tutti e 10 guariti. Loro sono partiti malati di lebbra, con tutte le parti massacrate da questa malattia del corpo. Quando sono arrivati, tutti perfettamente guariti. Il miracolo quando è avvenuto? Nel percorso. In latino si dice in itinere, durante il percorso. Mentre cammini con un cammino basato sulla fede in quello che Gesù Cristo ti ha detto, mentre cioè dimostri a Dio che tu gli credi perché ti sei messo in cammino spinto dalla sua parola, allora ti arriva il miracolo. Ma se non parti non succede niente. Se Abramo avesse detto a Yahweh: Yahweh, grazie che mi hai promesso un figlio e una terra dove abitare, però se tu prima non mi fai nascere il figlio, io non parto da Ur dei Caldei dietro alla tua parola. Avrebbe mai avuto il figlio? No. Quando ha avuto il figlio Abramo? In itinere, quando è partito obbedendo alla parola che Dio gli aveva rivelato. Dobbiamo dimostrare sì o no a Dio che abbiamo fede in quello che Lui ci dice per poter poi ricevere il suo miracolo?
Un malato che riceve, che chiede la grazia al Signore della sua guarigione, deve o no dimostrare al Signore la sua fede se il Signore gli rivela che lo guarisce? In itinere avviene il miracolo. Però se noi prima di partire ci mettiamo a ragionare, ma se io parto e quest'acqua rimane acqua, che figura ci faccio? Che come si reagirà lo chef? È il mio padrone di casa, ma caccia via, mi licenzia. Ah no, 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 no. Meglio evitare, meglio non rischiare. E tutto rimane così. Come sempre, che cosa succede? Cosa sarebbe successo se quei servi non avessero obbedito alla parola del Signore? Che gli sposi avrebbero fatto la figuraccia di non aver preso abbastanza vino per la festa delle loro nozze, e quella festa si sarebbe rovinata. Ognuno di noi è un anello di una catena prevista dal Signore per fare la sua opera. La Madonna ha fatto la sua parte, ha visto e ha chiesto a Gesù Cristo e ha avuto fede per la sua risposta. Gesù ha fatto la sua parte, ha recepito la preghiera della Madonna e ha fatto, annunciato il miracolo. I servi hanno fatto la loro parte, hanno dato retta alla Madonna e poi alla parola di Gesù Cristo, il miracolo è avvenuto. Anelli di una catena, tutti necessari perché il miracolo si realizzi. Per cui, se qui dentro uno di noi non fa quello che il Signore vuole, lui è responsabile di grazie su grazie che magari altro hanno faticato per realizzare, che non avvengono perché manca il suo anello. È giusto o è sbagliato questo? Lo capite che è così? Se io, Marco Farina, non faccio la mia parte, voi oggi che facevate? State a vedere la televisione? Stavate a Gran Sasso a farvi una passeggiata in montagna? Ma non eravate qui a questo incontro e non sentivate Cristo che vi scuote con la sua parola e con la sua forza, l'unzione dello Spirito, per farvi essere veri cristiani? Ognuno deve fare la sua parte, ognuno deve mettere il suo anello e l'opera si compie e il miracolo si realizza. Oh, qui non stiamo a parlare di fesserie, non stiamo a parlare di sociologia, di solidarietà, stiamo parlando di miracoli, di opere soprannaturali verso il prossimo. Guardate che qui la Chiesa non è un'agenzia di solidarietà, né un'opinione politica. La carità di Pietro e di Giovanni, che pure avevano istituito i sette diaconi, il servizio delle mense, ricevevano offerte alla gente, distribuivano ai poveri, facevano la carità. Ma loro, quando incontrarono il paralitico alla porta aperta del Tempio, che gli chiedeva la carità di qualche soldino, non gli dettero i soldini. Dare il soldino a chi ti chiede la carità significa l'aiuto umano. Stanno qui i soldini, li prendo e li do a te. E tu oggi mangi. Domani devi chiedere la carità ancora. Un altro deve mettere la mano sul portafoglio e dartelo, se no non mangi. Se lo fai, mangi anche domani. Pietro e Giovanni a quello gli dissero: noi non ti diamo i soldi, non ce l'abbiamo. Da prendersi, era vero, non ce l'avevano. Non è come quelli che dicono non ce l'hanno perché non li vogliono dare e ce l'hanno a voglia di dargli. Noi ti diamo una cosa che tu non ci hai chiesto, ma te la diamo lo stesso. Nel nome di Gesù il Nazareno, alzati. Lo guarirono. Chiamasi miracolo, chiamasi carità soprannaturale.
con quella carità hanno risolto il problema del mangiare del paralitico, non per un giorno solo, ma per tutta la vita, perché da quel giorno in poi, una volta guarito, il mangiare se lo procurava da solo col suo lavoro. Questa è la carità soprannaturale. Risolve mille volte di più di quella naturale. E la Chiesa, noi, bisogna che così operiamo nei confronti delle persone che hanno bisogno, con una carità soprannaturale, col miracolo. Ma per fare il miracolo ci vuole la fede, ci vuole l'intervento di Dio, ci vuole che crediamo che Dio può fare quella cosa. Crediamo che Dio la voglia fare perché vuole aiutare chi ha bisogno. Vedete dove la necessità della crescita spirituale, della fede nel popolo di Dio, in noi oggi. Alcune considerazioni. Quando il vino fu portato allo chef, lui lo assaggia, che disse: che schifo, è mezzo acidito questo, mezzo aceto. Disse così. Che disse? Porca paletta, ma questo vino è buono veramente, e tu lo tenevate nascosto. E poi disse: ma che strani siete voi sposi. Dice: di solito nei nostri matrimoni si fa bere prima la gente il vino buono, il vino buono è sempre di qualità minore rispetto a quell'altro, quando già la gente ormai non viene a partire di testa, si dà quell'altro, manco se ne accorge che è meno buono di quell'altro. E così si arriva a fine pranzo. Voi invece no, avete tenuto il vino buono fino ad adesso. Quindi il vino buono l'avevano bevuto all'inizio, il vino ancora più buono lo hanno bevuto a metà e alla fine. Com'è andata quel giorno col bere e col mangiare? Alla grande. Mangiarono e bevvero meglio di come avrebbero mangiato e bevuto se il vino fosse bastato come normalmente, come negli altri pranzi di matrimonio. Allora alla fine quel dispetto del diavolo di cercare di rovinare la festa delle nozze con la mancanza di vino è andato in porto? Sì o no? Rispondetelo. Che cosa è andato in porto? Un miracolo che ha fatto diventare quelle nozze ancora più belle di come sarebbero andate se il vino fosse bastato. Alleluia! Questa è l'opera di Dio, far andare le cose meglio di come sarebbero andate se tutto fosse andato normale. Per questo una persona che ha fede, quando vede i guai in arrivo, non dice perché insomma, dice: lode gloria a te, oh Signore, che questa è un'occasione per mostrare ancora meglio chi sei tu, di fare un'opera ancora più grande. Sapete cosa significa questo? C'è il Covid, lode gloria a te, oh Signore, perché c'è il Covid. Perché con questo disastro che sta avvenendo, se noi ti invocheremo, sperimenteremo grazie e miracoli mai avvenuti nel corso della storia. E tu ti mostrerai grande, potente come mai ti abbiamo visto. E la vita del mondo sarà meglio di quella di prima che ci fosse il Covid. Questo significa. Troverai il Signore persone che invocheranno la Madonna, che metteranno in pratica le parole di Gesù Cristo, che agiranno di fede perché questo miracolo si possa realizzare? Ma il Figlio dell'uomo, quando tornerà sulla terra, troverà la fede? Chi è che disse queste cose? Ma il Figlio dell'uomo, quando tornerà sulla terra, troverà la fede? Non disse la carità, non disse la speranza, la fede, credere in Lui.
Allora, questo brano così semplice ti rivela cose meravigliose. Più lo approfondisci, più guardi come sono andate le cose, più ti meravigli, apri la bocca, stupisci di quante cose ci stanno. Se uno ha capito il rapporto che c'è tra Gesù e la Madonna, anche adesso, non quando Gesù stava sulla terra, anche adesso in cielo, tutte e due stanno in cielo col loro corpo, le uniche due persone col corpo già risorto e dotato di vita eterna, Gesù prima e la Madonna poi. Il loro rapporto è non raggiungibile per quanto riguarda l'intimità, la profondità da parte di ciascuno di noi. Nessuno può diventare così intimo a Gesù Cristo come la Madonna. E per quanto riguarda la preghiera, ci sarà mai un essere umano così santo che pregherà Gesù con la fede che aveva la Madonna? Per quanto ci sia un santo santo e santissimo, nessuno era immacolato, immacolata concezione e immacolato per detto d'esistenza. Tutti i santi hanno peccato. I peccati fatti dopo la conversione ancora più gravi di quelli fatti prima della conversione. Davide i peccati più brutti li ha fatti dopo aver ricevuto l'unzione dello Spirito Santo da parte del profeta Samuele, quando era re. Li ha fatti i più brutti, i più tremendi, con delle punizioni terribili da parte di Dio. Poi si è pentito, si è convertito. Ma nessuno è impeccabile. La Madonna sì. Chi è che può avere, quando prega, una fede perfetta, che non vacilla mai, stabile, rocciosa, come la fede della Madonna, la quale fu l'unica che quando Gesù morì in croce non si perse d'animo credendo che tutto quello che Gesù Cristo aveva detto e fatto era andato a carte 48 perché la morte lo aveva distrutto. Lei viveva aggrappata alla parola di Gesù Cristo: il terzo giorno risusciterò. Nessun altro faceva questo. Tutti erano già perduti totalmente. Lei rimase aggrappata a questa parola e sperimentò l'incontro con Gesù risorto per prima di Maria Maddalena. E così per quanto riguarda la speranza, e così per quanto riguarda la carità. Chi può superare la Madonna nella efficacia della propria preghiera? Per cui, come fa a mancare la Madonna nella vita di fede del popolo cristiano? Come fa? Per questo è importante pregare con Maria. Il rosario, in fondo, è un modo di pregare con la Madonna. Il rosario mi permette di pregare con Maria, perché Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E ovviamente non è importante il numero di Ave Maria dette o quanti rosari abbiamo detto oggi. È importante che mi affido a Maria per presentare al Signore Gesù Cristo le mie richieste di preghiera e i miei bisogni. Maria alle nozze di Cana non ha presentato a Gesù i suoi bisogni, ha presentato a Gesù Cristo i bisogni di quelli che si sposavano, ha presentato a Gesù Cristo i bisogni degli invitati a pranzo, non i suoi. La Madonna oggi prende per se stessa non i suoi bisogni, i nostri bisogni, e li presenta a Gesù Cristo. Se la preghiera della Madonna ha questa efficacia così potente, allora, oltre a quegli appellativi che, attraverso i quali la conosciamo, per esempio la Madonna Immacolata, perché non ha peccato mai, perché è nata senza peccato originale,
la Madonna assunta in cielo, la Madonna e tanti altri appellativi già che la definiscono. Dobbiamo aggiungere anche questo: la Madonna è onnipotenza supplice. Onnipotenza supplice. Supplice significa le suppliche, la preghiera. La preghiera della Madonna è onnipotente. È troppo questo? È una cosa esagerata? No, perché la Madonna prega con una preghiera perfetta e allora con la sua preghiera può tutto. Le grazie e i miracoli non provengono da lei, provengono esclusivamente da Dio, ma la Madonna con la sua preghiera, onnipotenza supplice, ottiene tutto. Bene, allora io dico questa cosa, che proprio in questi tempi, proprio col tempo del Covid, proprio con questo sfacelo spirituale dei nostri tempi, è importante la preghiera della Madonna per la risurrezione spirituale della Chiesa, di tutti i credenti, e perché torni il Vangelo con tutta la sua forza ad essere annunciato e vissuto nel popolo di Dio e con le altre religioni. Le campagne a festa ci ricordano che è il momento di cominciare a pregare. Non ho detto tutto, spero che qualche cosina vi sia rimasto, che qualche pezzetto di cielo si sia aperto nel cuore di ciascuno di voi e che Maria, con la sua grandezza e con tutte le storie che ne conseguono, possa aver preso il posto giusto nel cuore di tutti quanti noi. In piedi, preghiamo. Allora, prima ho visto nella chat di Zoom una richiesta di preghiera. Se per favore Marco me la fa rivedere. Eccola. Da una sorella di nome Anita. Dice così: fratelli, stasera presento mio conoscente per la preghiera. È ricoverato per un'emorragia interna e i dottori ancora non sanno che dire. Che il Signore illumini l'operato dei dottori. E quello che i dottori non possono fare, ci aggiungo io, faccia il Signore per lui. Vanessa, ti prego, preparati, cominceremo con un canto questo momento di preghiera e pregheremo per questo fratello, anche se non sappiamo neanche il nome, e per tutte le altre intenzioni di preghiera di voi qui su Zoom, di quelli su YouTube e Facebook, delle persone qui presenti all'incontro. I fratelli che stanno su YouTube hanno questa possibilità. C'è un altro messaggio, Marco, se lo puoi vedere. Il video di YouTube si può condividere. Quindi, per esempio, se uno prende dove è spiegato qual è il link da condividere sotto lo schermo di YouTube, lo può mandare questo link ai suoi amici nella WhatsApp, non so che cosa, e dà una pubblicizzata a queste cose chiamando qualcuno in preghiera in più, capace che arriva anche a qualcuno che ne ha particolarmente bisogno. Qualcun altro invece ci manderà in quel paese, ma queste sono cose che ormai siamo ben attrezzati a sopportare. Bene. Cominciamo. Che ti guarisce la tua parola, ti sanerà. Sono il Signore che ti guarisce.
Tu sei il mio Dio, il mio Signore, colui che mi guarisce. La mia parola mi sanerà. Tu sei il Signore che mi guarisce. Il tuo Signore, colui che mi guarisce. La mia parola ti sanerà. Tu sei il Signore che mi guarisce. Tu sei il mio Dio, il mio Signore, colui che mi guarisce. La tua parola mi sanerà, Signore che mi guarisce. Tua parola sanerà. Tu sei il Signore che mi guarisce. Parola ti sanerà. Tu sei il Signore che mi guarisce. Signore, quanto è vero che il contenuto delle nostre preghiere spesso è un contenuto solo umano, non ha a che vedere con la salvezza eterna, che è il bene migliore per ciascuno di noi ed è quello che tu vorresti che tutti avessero. Ma già nel corso della vita di questo mondo, Signore, quante battaglie col male. Abbiamo bisogno del tuo intervento, Signore, anche per la vita di questo mondo. Il maligno ci mette in croce con le malattie, con i suoi fedelissimi figli che lavorano per il male in tante forme diverse, a danno delle persone sincere e fedeli a te. Signore, come Maria, ti chiediamo di intervenire per i nostri guai terreni ed eterni, tutti e due. Signore, ti chiediamo la conversione dei peccatori, ma ti chiediamo anche la guarigione dei corpi pur destinati a diventare polvere della terra, ma che hanno bisogno della salute per poter lavorare, operare per te, Signore. E ti chiediamo di alleviare le croci di quelli che stanno vivendo sofferenze intensissime e che camminano sull'orlo del baratro, che più di altri hanno bisogno della tua guarigione. Signore, già la sera quando preghiamo il rosario arrivano intenzioni di preghiera da parte di persone malate all'ultimo stadio del tumore o che stanno combattendo tra la vita e la morte con il Covid, ricoverati in ospedali, nelle parti di terapia intensive. Preghiamo per i bambini colpiti da mali che se non ci metti le mani tu, Signore, non potranno mai guarire, vivendo una vita nell'anima da piccoli santi e martiri, ma nel corpo e nella testa deformi, Signore. Oh, ti preghiamo, Gesù,
E lo facciamo chiamando tutti quanti Maria a raccogliere ogni nostra intenzione di preghiera perché tutte diventino esaudite, per quanto difficili da realizzarsi sono. E diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sì, ti chiediamo che come 2000 anni fa ti sei opposta al fallimento del pranzo di nozze, ti sei opposta al problema della gioia che si stava spegnendo e hai ottenuto il miracolo del tuo figlio, che ha reso più bello, più grande e meglio riuscito quel pranzo che se non ci fosse stato il problema del vino. Ti preghiamo di fare altrettanto con noi. Dio non ci ha creati per vivere una vita di lagne, per vivere soltanto portando la croce a testa bassa, sofferenti. Dio ci ha creato perché la nostra vita deve essere una festa di nozze. E la croce dura 3 giorni, la resurrezione il resto dell'eternità. Signore, guarda alle preghiere della tua madre, che in questo momento in cielo sta pregando per ognuna di queste persone qui riunite. Lei conosce alla perfezione qual è quella cosa, quella mancanza, quella croce, quella vessazione, quella malattia, quel guaio che sta rovinando la nostra vita. Delle persone qui presenti, delle persone presenti connesse con noi in preghiera, in tutti i modi. E ti sta dicendo: Gesù, non hanno più vino. Forse te lo dice piangendo: Gesù, non hanno più vino. Ma vedi che stanno combinando gli uomini sulla terra. Non hanno più fede e vivono da schiavi del male, quando potrebbero vivere una vita meravigliosa di trionfi e di vittorie. Non hanno più speranza, si imbottiscono i psicofarmaci per la paura, perché non riescono più a vivere, per la paura, per l'ansia, per le angosce, perché non hanno più un punto di riferimento. E tutti quelli che sono propagandati come tali vengono meno uno dopo l'altro di fronte all'evidente dei fatti. Gesù, le tue creature, gli uomini, non hanno più amore. Hanno fatto diventare la vita sulla terra la vita nella giungla della foresta, dove quello più feroce e più forte mangia il più piccolo, meno forte e più indifeso. Signore, intervieni. E qui ciascuno chiede il suo miracolo al Signore Gesù. Signore,
cambia l'acqua in vino. Cambia quell'acqua in vino. Cambia quella malattia in salute. Cambia quel vizio, fallo diventare virtù. Cambia quel peccato, fallo diventare santità. Cambia quelle catene, spezzale, le catene del male, falle diventare libertà. Cambia la povertà, falla diventare benessere. Cambia questo mondo, Signore. Cambia la tua Chiesa, falla diventare tua vera sposa. Il Signore può suggerire a qualcuno di fare delle cose particolari, di farsi suo servo per portare l'acqua da trasformare allo chef. Miracolo operativo. Attenzione a quello che ci ispira il Signore. Signore, ti preghiamo, questo è il tuo momento. Agisci con la potenza dello Spirito Santo. Perché ogni miracolo si realizzi. Agisci su ogni persona. Guardate questo ragazzino pronto in preghiera con le mani in porta, già con l'imposizione delle mani. Signore, ti prego, fa diventare un tuo servo questo ragazzino Aldo, carismatico, con i doni del tuo spirito, per lavorare per il tuo regno, la salvezza delle anime. Così come Aldo, così per Andrea. Usalo, Signore, per il tuo regno, come tuo servo. Fagli portare l'acqua e fagli vedere che sotto i suoi occhi tu lo trasformi in vino, con miracoli su miracoli. Usalo, Signore, per il tuo regno. Signore, fa venire su una nuova generazione attraverso questi piccoli che crescono nella fede e nella preghiera, guidati dalle loro famiglie e da persone che li sanno capire ed aiutare passo per passo, una nuova generazione di cristiani. Agisci, oh Signore, con la forza del tuo spirito.
Signore, ti preghiamo, in questo momento apri il tuo cielo, fa scendere lo Spirito Santo che con la sua unzione realizzi ogni miracolo, ogni richiesta, ogni grazia. Vieni, Santo Spirito. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi di noi, fondici, plasmaci, riempici, guariscici. Scendi su di noi, fondici, plasmaci, riempici, guariscici. Vieni, Santo Spirito, quello che tu puoi fare nessun altro può fare, neanche la Madonna stessa, perché tu sei Dio. Tu sei l'Onnipotente, tu sei colui che può tutte le cose. Vieni, Spirito Santo, aiuta la nostra misera fede, scuoti i nostri tempi fiacchi con le tue grazie e i tuoi prodigi, aiuta chi soffre, rimetti a posto la sposa di Cristo Gesù, la Chiesa, dalle la sua dignità, dalle di essere all'altezza delle aspettative del suo sposo. Vieni, Santo Spirito. Padre Santo, Padre Santo, manda il tuo Santo Spirito. Era Lui che tu volevi mettere al centro del cuore di tutti gli uomini come risultato e frutto della missione del tuo Figlio sulla terra. E fondi in noi il tuo Spirito d'amore. Padre, fondi in noi. Padre, fondi in noi. Lo Spirito d'amore.
Padre, fondi in noi lo Spirito, amore. Unzione dello Spirito, cresci in forza, in intensità, in ciascuno dei presenti, in tutte le persone unite in preghiera in questo momento. Signore, ti preghiamo, benedici tutto il tuo popolo, benedici ogni persona che ha preso parte a questo incontro, moltiplica su ciascuno le tue grazie, che la presenza dello Spirito su tutti
diventi unzione dello Spirito. E che possiamo tutti, personalmente e comunitariamente, renderti lode, ora con le parole, poi con i fatti della vita. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. E su tutti la menzione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio, perché io so che sei vicino. Sarà